Il trittico di San Pietro Martire del Beato Angelico è oggi riconosciuto unanimemente fra le opere più antiche del grande frate pittore domenicano. È una di quelle opere che più di altre segnano il suo progresso verso la piena affermazione della visione rinnovata, della visione rinascimentale, soprattutto in collegamento con Masaccio. L'opera, come ci dice anche il Vasari nelle Vite, fu eseguita per il convento appunto delle monache osservanti domenicane vicino Porta Romana. Noi abbiamo molte notizie anche dal punto di vista storico di questa fondazione che avvenne intorno verso il 1420 e che cominciò con l'acquisto del terreno in questa area vicina a Porta Romana a Firenze, grazie a un finanziamento, a una sponsorizzazione, come diremmo oggi, da parte di Niccolò d'Auzzano, che era un personaggio della vita politica fiorentina molto in vista e un uomo anche molto colto, uno degli umanisti più importanti del primo Rinascimento. Tra l'altro, curiosamente, anche appartenente a fazioni che diciamo erano avverse all'ascesa, che in quegli anni era molto impetuosa, da parte dei Medici. Quindi curiosamente Beato Angelico, che poi sarà in fondo uno dell'interprete forse ufficiale, no, dei Medici, almeno in quest'opera della fase giovanile beneficia di questo rapporto con un personaggio che non era propriamente a favore dei Medici. Il monastero appunto di San Pietro Martire accolse poi un primo nucleo di domenicane osservanti, tra le quali c'erano rappresentanti di alcune illustri famiglie fiorentine come gli Usimbardi e gli Spini, quindi era comunque una fondazione molto importante. Alla metà del Cinquecento, per ordine del Granduca Cosimo I de' Medici, il monastero fu praticamente abbattuto perché c'era la necessità di costruire delle fortificazioni in quella zona della città. E allora, come succedeva varie volte anche nel caso di altri monasteri, di altre comunità religiose, le monache si trasferirono nella chiesa e convento annesso di San Felice in piazza vicino a Palazzo Pitti. E queste cose appunto ce le dice il Vasari, che vede il politico quando si trovava sull'altar maggiore appunto della chiesa di Santa Felicita. E lì è rimasto praticamente fino alla fine del Settecento, poi fu trasferito nel conservatorio di San Pietro Martire, che era comunque annesso al convento di Santa Felicita, e dai documenti sappiamo che fu in procinto di essere acquistato da un non meglio precisato acquirente straniero, e se la trattativa fosse andata a buon fine, ahimè, probabilmente anche questa sarebbe una delle numerose opere di Beato Angelico che si trovano all'estero in condizioni pubbliche o private. Per fortuna in quel caso fu deciso di negare questa esportazione e il dipinto fu acquistato all'inizio dell'Ottocento appunto dalle gallerie, diciamo così. A metà dell'Ottocento si trovava, dopo essere entrata agli Uffizi per un periodo, alla Galleria Palatina, per approdare poi nel 1924 finalmente qui a San Marco, dove già da alcuni anni venivano concentrate, no, tutte le opere superstiti del grandissimo artista, a formare quel museo del Beato Angelico che poi nei fatti si è costituito ed è ancora oggi la
più importante e attrattiva di questo luogo. E si tratta, come si accennava all'inizio, di una delle opere di transizione del Beato Angelico, e questo da molti punti di vista. Intanto la prima impressione generale è quella di un trittico tardogotico. Lo si vede chiaramente, no? La distribuzione dello spazio, la struttura con le tre cuspidi. Noi sappiamo che quasi certamente c'erano delle colonne tortili a dividere questi tre campi, anche se questo dato non è sicuro, perché la carpenteria ha subito diverse modificazioni. Ad esempio, noi possediamo una foto Brogi databile tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, che ci fa vedere il dipinto inserito in una più grande cornice di forma rettangolare con delle decorazioni in alto di gusto neoclassico, che poi è stata rimossa già negli anni 50. L'ultimo intervento di restauro fu condotto in occasione della mostra Bagliori Dorati, che si tenne agli Uffizi, quando l'opera fu appunto presentata dopo questo intervento di restauro, e siamo nel 2012, se non ricordo male. La mostra appunto fu a cura di Antonio Natali, Enrica Neri Lusanna e mia. Bisogna considerare che questa apparente struttura di gusto tardogotico in realtà poi è in un certo senso superata da più di un aspetto, alcuni anche molto sottili, ad esempio la disposizione dei santi, San Domenico, il Battista, San Pietro Martire, il grande santo domenicano, e San Tommaso d'Aquino, non sono allineati come prevalentemente succedeva nei trittici, nei polittici appunto di epoca trecentesca o comunque tardogotica, esattamente, no, sulla stessa linea nel primo piano. Qui, in maniera impercettibile ma evidente, si vede che in realtà il Battista e San Pietro Martire sono leggermente arretrati, e quindi, come dire, l'artista cerca di costituire una sorta di semicerchio. E l'accenno allo spazio poi unitario è evidente anche in altri aspetti. Il tappeto alla base del trono, naturalmente, vedete, si allarga anche al di là dello spazio sotteso. Nel corso del restauro, poi, un altro elemento molto interessante è stato quello di constatare che la tavola era stata progettata appunto in tre elementi separati, ma Beato Angelico poi unì queste tre tavole con una tela, prima dell'incamottatura, soltanto con una tela. E in futuro questo procedimento inconsueto ha poi favorito il formarsi di questi cretti, di questi spacchi, appunto, che sono notevolmente penalizzanti oggi. Forse ai lati della cuspide centrale c'erano solo dei piducci, può darsi, e non delle colonne, no? E quindi questa concezione dello spazio unitario, questa tendenza verso la pala quadra progettata da Brunelleschi e riaffermata da Alberti era particolarmente avanti. I brani più moderni, più in sintonia con Masaccio, sono le due porzioni triangolari con la predica di San Pietro Martire e la sua uccisione mentre il santo è in atto di scrivere credo sul terreno con il proprio sangue. Molto masaccesca la Madonna al centro, con questa struttura piramidale che di solito viene riportata per confronto alla Sant'Anna Metterza degli Uffizi, ma in realtà
alcuni studiosi, in particolare Larry Kanter, hanno sottolineato giustamente che una struttura piramidale è comunque già espressa da Masaccio nella parte centrale del trittico di Cascia, e quindi si andrebbe molto indietro nel tempo, cioè nel 1422. La datazione più probabile dell'opera è pertanto anche prima del 1425.